100 metri quadri per raccontare i grandi del ciclismo attraverso i volti più amati di oltre mezzo secolo. Così Albenga si prepara a dare il via alla seconda tappa del Giro d'Italia il prossimo 10 maggio. A colorare il sogno di tantissimi appassionati sono stati i ragazzi del liceo artistico Giordano Bruno, incoraggiati dall'intera cittadina in gauna che vede in quest'opera da record conclusa in brevissimo tempo il recupero e la valorizzazione di un'importante parte del lungo Centa. Abbiamo cercato di tenere una narrazione storica, ossia partiamo dal 1930 con Fausto Coppi e abbiamo rappresentato gli 8 grandi corridori del Giro d'Italia, tutti quelli che ne hanno segnato un po' le caratteristiche, che ne hanno portato anche il Giro ad essere quello che è oggi. Sono tutti messi a coppie, diciamo, perché il ciclismo nel Giro d'Italia sono sempre esistite, diciamo, queste coppie, no? I grandi rivali. Dunque, partiamo da Fausto Coppi, e tutti i ritratti sono intermezzati, diciamo, da delle scene. In questo caso c'è la borraccia, il famoso passaggio di borraccia tra Gino Bartali e Fausto Coppi. Il ciclismo è stato anche molto rappresentato durante gli anni dalla grafica, per cui anche i loghi del ciclismo sono oggi una parte fondamentale del proprio immaginario. In questo caso vedete che compaiono delle scritte, come in questo caso Bartali, Atala. Qua abbiamo Merckx, Eddy Merckx, che è stato soprannominato il cannibale. Noi abbiamo rappresentato in questa posa quasi un po' statuaria. Tutti i ritratti sono appunto intervallati da dei close-up, da delle immagini molto chiuse su quelli che sono i dettagli delle biciclette, perché le biciclette hanno anche loro tutto quello che riguarda il mondo della bicicletta, un immaginario ben preciso, in questo caso i pedali. Passiamo a Felice Gimondi. Qua c'è delle mani sul manubrio, questi sono ancora i vecchi manubri con i freni, con i fili dei freni a vista. Dunque abbiamo Gimondi, Hinault. Poi abbiamo il grandissimo Francesco Moser. Ecco, Moser è stato insieme a Pantani e a Fausto Coppi uno dei pochi che nello stesso anno ha vinto sia il Giro d'Italia che il Tour de France. Indurain. E per concludere, un po' il controverso Pantani. È stata la prima occasione di far venire fuori questo liceo artistico. Finalmente un intervento del liceo artistico nella città di Albenga sul territorio. Erano degli anni che aspettavamo un'occasione simile, si è presentata grazie quindi al Comune a questa occasione del Giro d'Italia, che ha creduto da subito a questo progetto. E non appena insomma loro hanno capito l'idea per cui insomma si voleva portare avanti insomma un progetto di questa caratura qua, mi sono subito mosso e ho contattato questo grande artista, che è un collettivo, diciamo, gli Ultimo Songwriter professionista. Qua l'occasione migliore insomma quella di farli già conoscere, diciamo, ai ragazzi questo genere di arte con un professionista come gli Horticanudos. Questo genere di arte qui, diciamo, è una forse delle più attuali. In Italia si sta veramente da pochissimi anni, si sta sviluppando, stanno iniziando a capire anche i varianti che devono veramente valorizzare, possono valorizzare veramente la città con questi interventi, contattando questi grossi professionisti che ormai, diciamo, viaggiano proprio con la contemporaneità, sono proprio artisti del momento. La street art è un'arte che veramente sta prendendo veramente la sua vera dimensione oggi. Io penso proprio di sì, anzi ci credo molto. Io credo che basti vedere in questa zona, che fino a ieri era una zona semideserta, da quando i ragazzi hanno iniziato questo lavoro c'è un sacco di gente, tutti sono incuriositi, tutti vengono a ammirare quello che stanno facendo. E il Comune di Albenga ha subito colto questa opportunità per portare avanti proprio questo progetto che prevede una serie di incontri tra gli artisti e gli studenti e ha come poi momento finale la realizzazione dell'opera. Altre iniziative del genere sono programmate? Non sono programmate, ma proprio alla luce del successo che ha avuto questa iniziativa sicuramente vedremo di programmarle. Beh, è un'iniziativa che è stata accolta con grande entusiasmo,
perché per il tipo particolare di indirizzo a cui è stata proposta e da cui è realizzata, che è l'indirizzo artistico, è un'esperienza formativa nel vero senso della parola. Il fatto di lavorare all'aria aperta per il comune, per la città dove la scuola effettivamente è inserita, è un'opportunità che non si presenta tanto facilmente. E poi la vedo anche come una possibilità di scuola nuova, nel senso non stiamo sempre in classe, ma facciamo qualche cosa anche al di fuori. Credo che per i ragazzi sia eccezionale. Sto facendo una parte di rosa che corrisponde almeno. Come ogni parte corrisponde ad un colore, ogni numero ad un colore. E adesso sì, cioè praticamente no, ci sono delle tracce che sarebbero i bordi che hanno fatto prima come appunto traccia da seguire su tutto il muro, su tutti i pezzi che abbiamo fatto. Sono contrassegnate dei trattini, che questi che abbiamo segnato prima a bomboletta il primo giorno e che adesso stiamo andando a ricoprire completamente sopra. È la prima volta, infatti non vedevo l'ora proprio per quello. Sono Deborah e solo di Italia. Devo rifinire con questo colore, andare a coprire i buchi bianchi perché abbiamo quasi finito. Praticamente abbiamo qua ogni secchio ha il numero del colore, una volta che abbiamo tutto tracciato con la tecnica dello spolvero. E a seconda un po' si usa, non è che ognuno si è occupato di un'area, magari appunto si prende il secchio del rosa come sto facendo io, si cammina lungo il muro e si vede dove va il rosa e si dipinge di rosa, poi magari si mette giù, si fa l'area di un altro colore, eccetera eccetera. Penso che sia molto bella per la città, decorare la città in modo da fare qualcosa che piaccia agli abitanti, anche per piace proprio l'iniziativa, tutto.